Buonasera cari amici di Live Music Lombardia, un'intervista davvero molto molto interessante per voi. Ho qui un'icona del blues in Italia, il Puma di Lambrate, avete capito di chi parlo, Fabio Treves. Ciao, ciao Giusy, ciao, grazie, caro. Grazie della presentazione. Tutto vero, dovuto e reale. Allora, Puma di Lambrate, sì. Iniziamo da questo. Allora, tanti anni fa a Milano era atteso John Mayall, che è il grande padre del blues inglese, il cui soprannome è il Leone di Manchester. E allora un giornalista, di cui non mi ricordo il nome, dice: tra poco arriverà a Milano il Leone di Manchester, però voglio ricordare ai lettori che noi a Milano abbiamo Fabio Treves, il Puma di Lambrate. E sono passati, penso, più di 40 anni e questo simpatico nomignolo mi è rimasto. Mi ha portato fortuna e quindi me lo tengo caro. Mi sembra giusto. A Milano non siamo da meno, no? Esatto. E quindi il Puma di Lambrate. Senti, icona del blues in Italia, quando nasce questa tua proprio folgorazione per questo genere di musica, chiamata anche musica del diavolo? Sì. Perché? Allora, nasce a metà degli anni 60, con l'arrivo in Italia dei primi gruppi inglesi che si chiamavano beat o pop, ma che in realtà attingevano a piene mani dal repertorio classico del blues nero. Gruppi come i Cream, i Yardbirds, i primi Deep Purple, Led Zeppelin. E quindi io, che ero un appassionato di questa musica, incominciai ad andare alle radici, a fare un cammino a ritroso, e scoprì il blues nero, quello arcaico, quello suonato tantissimi anni prima nelle piantagioni di cotone, nei pub fumosi di Chicago. E da lì è nata la passione. Poi ho avuto la fortuna, sempre alla fine degli anni 60, di conoscere molti musicisti di blues. Nel 70 ho partecipato assieme ad alcuni miei amici all'Isola di Wight, 3 giorni di musica incredibile. Wight doveva essere la risposta europea a Woodstock, che c'era stato nel 69. E lì la folgorazione, tanti gruppi, Jimi Hendrix nel 68 al Piper Club. E diciamo che non ho mai abbandonato questo genere musicale, che sembra semplice, e invece comunicare alla gente la propria passione per il blues è la cosa forse più bella che mi sia mai capitata. Direi. Sono passati tanti anni e devo dire che, se devo fare un bilancio di questi 40 anni di cammino sulla strada del blues, la soddisfazione più grossa è quella di aver creato un interesse dei nuovi proseliti al blues, perché quando ho iniziato io... Ecco, questo volevo chiederti: quando tu hai cominciato a Milano, comunque, com'era Milano di quei tempi? E appunto sei stato uno dei primi, per questo anche proprio un'icona del blues, perché Milano non era proprio pronta come gli altri posti. No, infatti era la Milano dei cantautori politici, era la Milano del jazz, si chiamava di avanguardia e di rottura degli schemi. Era il periodo del progressive rock italiano, e quindi io, che ho cominciato a mettere in piedi la Treves Blues Band, la gente mi guardava strabuzzando gli occhi, dicendo: ma che cos'è il blues? Jazz? No, il blues è il blues, è questa cosa qua. Poi qualche anno dopo è arrivato anche in Italia il fenomeno, il culto, il film Blues Brothers nell'80, e lì la gente ha potuto capire che quella band scalcinata che arrivava da Lambrate stava facendo lo stesso percorso di quell'altra band più famosa oltreoceano. Cioè, il blues, dovunque ci fosse voglia di fare un po' di musica di aggregazione, come si diceva una volta, il blues nasce come musica povera. Tornando alla definizione, musica del diavolo, perché nel periodo del proibizionismo, quelli che andavano nei locali malfamati dove si poteva bere il liquore di contrabbando con la compagnia di Donnine Allegre, si diceva: non vorrai mica andare lì dove c'è la musica del diavolo, perché era la musica della perdizione. In realtà, più che musica del diavolo, il blues è anche una musica di fede, perché nel blues puoi trovare di tutto, puoi trovare la vita di tutti i giorni, la passione, gli incontri, gli abbandoni, il lavoro, il Signore, il gospel,
Il blues è veramente... È vita. Il blues è vita, brava. Ed è la passione poi che ti ha contraddistinto per tutti, sì, questi anni, che continua ancora, sì, oggi. Sì, per fortuna sì, sì. Direi di sì. Sei anche un po'... Il tuo papà è stato anche molto importante probabilmente, sì, in quella che è stata anche la tua formazione. Era un appassionato, se, sì, ho letto bene, sì, di arte, sì, di musica. Sì, lui ti ha un po' guidato. Sì, lui tornava a casa con libri di musica, libri... che parlavano la biografia dei grandi musicisti di jazz, tanti dischi. Lui in realtà amava tutta la buona musica, però quando negli anni 60 cominciai ad ascoltare le prime radio Luxembourg, che era una radio pirata che trasmetteva dalla Manica, io cercavo di sintonizzare, e queste musiche che ascoltavo allora mi sembravano già conosciute, in realtà erano i dischi che ascoltavo tramite mio padre. E devo dire che questa passione che mi ha inculcato è stata una bella passione, ripeto, una passione che ancora non si è spenta, per fortuna. E mio padre, che non c'è più, lo ricordo con piacere anche per questo. Ci credo, ci credo. Abbiamo parlato di blues, parliamo anche un po' di strumenti, sì, no? L'armonica a bocca è uno strumento che in questo genere è sicuramente predominante, o comunque ha la sua storia. Tu la suoni, quando sei rimasto anche colpito da questo strumento, sì, quando hai pensato di volerlo suonare, è qualcosa di questo strumento. Allora, l'armonica è lo strumento principe, perché i primi blues si suonavano appunto nei momenti di pausa dal lavoro, ed è comodo perché, come vedi, l'armonica la si tiene in tasca. Ero sicura che... Ed è molto più comodo portare in tasca un'armonica che non una chitarra, un vero, pianoforte, un vero, contrabbasso. Vero, quello è vero. E l'armonica è uno strumento chiaramente povero, è uno strumento piccolo, dalle grandi atmosfere. Se facciamo caso, nei telefilm, nei film, quando c'è un inseguimento c'è sempre un'armonica, quando c'è un... Anche nei western sono diventati famosi per l'armonica. E crea queste sfumature, queste dinamiche, questi glissati, delle cose che a me fanno venire in mente tante cose. Vero, delle atmosfere anche. Dall'inseguimento, ma se voi ci fate caso, quando ci sono dei momenti particolari, dei momenti sexy, c'è sempre... Perché? Perché l'armonica, non te lo so spiegare dal punto di vista musicale, dei toni, dei semitoni, degli accordi, è uno strumento comunque che poi appartiene alla cultura di tantissima gente, perché chi è che non ha mai ricevuto un'armonica a Natale? Miliardi di bambini hanno avuto l'armonica, poi dopo l'hanno abbandonata, io l'ho scoperta dopo. Però ti dico, l'armonica la porta... Non l'hai più abbandonata però? Sì, perché mi tiene compagnia. L'armonica la si può suonare anche nei momenti, in qualsiasi momento, su una panchina, mentre aspetti il treno. Eppure la suoni quando tu incontri un ragazzo con la chitarra, dai, facciamo un blues, e ci si mette sempre lì. Perché, ripeto, non è semplice suonare, però è... Boh, non lo so, è la mia compagna ormai da tanti anni, quindi... Non è semplice affatto, e anzi ti ringraziamo tantissimo per questo, no, assaggio che ci hai dato, che non è affatto semplice, ma è vero, la mia compagna, devo dire che è una bella risposta. E se devo proprio dire qualcosa in più, per dai, quelli che dì, ci stanno, dai, ascoltando, io ho incominciato ad apprezzare l'armonica dopo un concerto dei mitici Primitives, dove il cantante era tale Paul Bradley, in arte Mal dei Primitives, ed era veramente bravo all'armonica. Il concerto fu nel 1965 al Palalido di Milano, e io uscii da questo concerto dicendo: devo diventare come lui, bravo a suonare l'armonica. In realtà non c'è un momento in cui uno dice sono bravo, perché io non mi sono mai considerato bravo, e anzi c'è sempre qualcosa da imparare.
e a tutti quelli che si avvicinano all'armonica dico suonate, 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 perché prima o poi riuscirete anche voi a esprimervi con l'armonica. Io non so se ci sono riuscito, però... Non lo sa lui se ci è riuscito. I risultati, penso di sì. Direi di sì. Senti, parliamo invece della Travis Blues Band. 40 candeline quest'anno. Sì. Parliamo di questa band, come nasce, tutt'oggi allora, ancora dicevo, è successo che ha. Nel 74 la situazione di Milano era questa. Io andavo a pigliare i dischi dei Deep Purple in Svizzera, perché a Milano arrivavano più tardi. Per saperne qualcosa di più sulla vita di qualche musicista dovevo andare alla biblioteca Sormani a chiedere dei libri, e quindi la Travis Blues Band è nata proprio così, come uno dei gruppi che suonavano, partivano dalle cantine, andavano a suonare nelle feste improvvisate, e se mi avessero detto 40 anni fa guarda che tu arriverai nel 2014, farai un'intervista con la signorina Giusy Randazzo, eccetera, penso, eccetera, eccetera. Io avrei detto no, non ci credo, è impossibile. E invece... Durerò poche stagioni. Devo ringraziare innanzitutto la gente che in questi anni è venuta a sentirmi. Devo ringraziare sicuramente la mia cocciutaggine e la mia passione. E poi sono riuscito a creare interesse e creare un movimento. Tanti giovani mi scrivono adesso che c'è la possibilità di usare internet, ed è diventata una realtà importante nel panorama del blues italiano, e non anche perché abbiamo partecipato anche fortunatamente ad altre iniziative fuori dall'Italia. La soddisfazione di aver incontrato in questi 40 anni moltissimi musicisti, bravi musicisti. Hai condiviso il palco con tantissimi calibri, non solo italiani ma anche stranieri. Non questo possiamo sì. Non citare Frank Zappa. Sì, ecco, questa è una grandissima soddisfazione. Vorrei che tu dicessi qualcosa su questo incontro e del rapporto con questo genio assoluto. Allora, sull'incontro ci vorrebbero, penso, dalle 3 alle 4 settimane per raccontare quello che io ho vissuto nel momento della conoscenza di Frank. Zappa era un genio, finalmente io capì come mai il suo soprannome era genio, perché lui poteva passare da un argomento scherzoso a un argomento serio. Lui conosceva le situazioni politiche di tutto il mondo, conosceva musicisti ai più sconosciuti. Ed era uno che sul palco spaziava dalla classica al pop, al country, al rock. Lui in realtà amava tutta la musica buona. E quando io, dopo giorni e giorni passati assieme, senza dire niente, ascoltai lui che mi disse ma ti piacerebbe suonare con me? Io gli ho detto dai, non prendermi in giro. Mi fa no, io sapevo che Zappa nella sua carriera non chiamava nessuno sul palco se non la propria band, e lui mi disse questo perché nei primi anni 70 aveva chiamato al Madison Square Garden John Lennon e Yoko Ono, e lui da quella famosa serata rimase sconvolto perché Yoko Ono partì con i suoi vocalizzi, insomma, cioè, fece sì che Zappa dice basta, no, è finita, ci rinuncio, basta. No more guests on my show. E allora quando mi disse no, ma guarda che ti chiamo veramente, io non mi ricordo assolutamente niente di quei momenti. Dopo con gli anni ho cercato di ricostruirli, perché ovviamente non ero emozionato di più, mi veniva da piangere, mi veniva da svenire. La cosa bella, che qualche anno dopo ho incontrato Ike Willis, che era il cantante dell'ultima formazione del genio. E lui mi disse, guarda, non solo anche noi musicisti siamo rimasti stupiti dal fatto che ti avesse chiamato sul palco Frank, ma ti devo dire che ebbe delle parole molto lusinghiere nei tuoi confronti. Io non so se Ike Willis l'abbia fatto per farmi un piacere. Non credo proprio. Devo dire che è stata veramente una grandissima emozione. Anni dopo ho conosciuto la moglie e i figli di Zappa e mi hanno riconfermato la stessa cosa. Mi hanno detto, Fabio, anche se tu l'hai conosciuto per un breve periodo,
nell'ultimo tour ti possiamo garantire che lui si ricordava il tuo nome, si ricordava di te, si ricordava di quelle due serate di Milano e Genova in cui ti ha chiamato. E poi che grande soddisfazione, la soddisfazione di essere stato citato nella sua autobiografia ufficiale. Dove ti definì anarchico? Mi definì un anarchico perché di fatto uno come me, io non ho mai voluto legarmi a nessun tipo di carrozzone, non ho mai amato sbracciare per farmi conoscere, come dice l'amico Pino Scotto, Fabio, tu sei uno che torna sempre, Pino, sì. Il nostro amico Pino, fratello, stima, rispetto, cioè è così, non tutto quello che ho fatto l'ho fatto con, penso, con estrema coerenza, con coraggio, con cocciutaggine, nonostante abbia partecipato anche alla registrazione di molti amici del panorama musicale italiano, mi hanno chiamato per suonare l'armonica, musicisti che non sono blues, e questo mi ha fatto piacere. Celentano, Bertoli, Branduardi, Finardi, gli Articolo 31, Elio Le Storie Tese. E questo fa piacere, con perché tutti, vuol dire che anche loro, Pino, che Pino, anche loro mi apprezzano non soltanto come musicista di blues, ma come armonicista completo, e certo. Questa è una cosa che gratifica, che fa piacere, perché direi proprio di sì. E quindi, tornando a Zappa, anarchico perché la strada è quella lì, la si percorre senza tentennamenti, senza compromessi. Direi soprattutto il mio quello. Motto, come tu sai, da anni e anni e anni, è chi fa da sé fa per tre, ves, proprio per il fatto che non ho mai firmato un contratto. Hai contato sempre sulla tua passione, sì, sulla la tua forza. Vado in giro a attaccare le locandine quando ci sono i concerti, perché non mi sembra che sia un qualcosa di disdicevole, anzi direi assolutamente è qualcosa che fa bene, cioè, fa bene anche ai giovani vedere che bisogna. Che ne pensi di questo così panorama attuale di musica, visto che mi nomini giovani? Ma no? Per quanto riguarda il blues è una bella situazione, tanti gruppi che si sono affacciati alla ribalta del blues, tanta gente che fortunatamente ha attinto dalla nuova tecnologia per saperne di più. Cioè, io voglio ricordare che quando sono partito non c'era internet, non c'era Google, che schiacciavi e sapevi tutto di tutti, dovevi andare a cercare, a scoprire. Fortunatamente molti giovani hanno riscoperto anche dei vecchi video in bianco e nero di musicisti di blues grazie alle nuove tecnologie, quindi è più facile. E per quanto riguarda gli altri generi musicali, ti dirò la verità, non seguo molto. Ecco, sono uno di quelli che non pensa che tu sei bravo perché fai un talent show. Cioè, tu sei bravo se fai la tua musica con rispetto, con indipendenza, con passione. Cioè, la musica non è competizione, io non sono più bravo di te perché vinco, perché ti batto, cioè io sono che più mi votano. Io sono più bravo di te perché faccio la musica che voglio senza tentennamenti. Ma questo non vale solo nella musica, ma nella vita. Cioè, ognuno si deve reputare fortunato se riesce a fare un lavoro che gli piace, il lavoro a cui pensavi da giovane. È vero, sono assolutamente d'accordo. Un'altra tua frase: blues alle masse, le masse al blues. Beh, è quello che sto facendo da 40 anni, cioè è impensabile che uno si avvicini al blues, si sveglia una mattina e dice mi piace Muddy Waters. No, tu devi far ascoltare Muddy Waters, la sera dopo devi far ascoltare un brano di Willie Dixon e devi portare la gente per mano, in maniera semplice, a conoscere, perché non è che in televisione tu vedi dei filmati di blues, vedrai l'ultimo filmato di quello famoso, e quindi è proprio un'opera di proselitismo, usando un termine molto molto esagerato, è una missione, perché devi portare la gente al blues. E una volta che tu hai fatto capire che il blues non è quella musica lì di quelli sfigati, di quelli che si lamentano, di quelli che non sanno dove andare, che non hanno soldi, non hanno la donna, non hanno il posto, cioè il blues, ci può essere anche un filone di blues
come quello, ma il blues è la musica di sottofondo della vita, mia, tua, loro. Certo, quindi tocca tutti gli argomenti e le emozioni varie che ci sono nella vita. Che raccontano invece il blues in maniera positiva. Oggi mi sono svegliato, ho trovato un'amica, mi sono innamorato, ho trovato un bellissimo ponte da cui puoi dominare la ballata. Cioè, il blues è, ognuno esprime il proprio stato d'animo. Certo, il stato blues d'animo. È un insieme di tanti stati d'animo. Chi vuole ridurre il blues a una musica noiosa fa un cattivo servizio al blues, come quei critici musicali che nel corso degli anni hanno sempre relegato il blues in qualcosa di sfigato, di polveroso, una musica di nicchia. No, la musica di nicchia è tuo nonno. Il blues è una musica popolare, il blues è la musica forse più ascoltata, perché ci sono, quanti festival del blues ci sono in Italia? 100. E quanti di jazz? 50. E quanti di reggae? 22. E quanti quindi di forse punk? 2. E quanti di pop? 1. Ecco, allora quindi il blues vince 3-1 su tutti gli altri. Quindi non è una musica, perché la nicchia ti fa venire in mente il santino, qualcosa che uno passa di lì, si fa segno della croce, qualcosa di non bisogna toccarlo, lì, no, lì. Il blues è una musica che racconta la vita, e per qualcuno la vita va vissuta, per qualcun altro la vita è brutta, per qualcun altro la vita è così così, però il blues è una musica viva, non è una musica, ma tu fai ancora blues? C'è qualcuno che mi vede per strada, ma suoni ancora? Sì. Ma fai ancora blues? Sembra, dico, quasi tu, una brutta cosa. E tu fai sempre domande stupide, gli ecco, dico. Non cambi. Così. Così, bisogna avere pazienza. Così, avere, pazienza, avere pazienza. Pazienza. Ecco, parlavi di missione, no? Sì. Che è un po' poi quello in cui tu sei riuscito alla grande, perché se sei un'icona del blues, comunque hai portato questo blues in Italia, vuol dire che questa missione l'hai proprio portata avanti. Anche in teatro tu hai portato il blues. Sì. Questa, anche questa. Beh, è stata sì, più che una missione, una scommessa. Ecco, una, però scommessa, un'innovazione che io comunque. Mi sono chiesto, ma perché il teatro ospita la musica classica, il cabaret, la prosa? Perché il blues non deve andare a teatro? Quasi che come se il teatro fosse un luogo inaccessibile, no? No, il blues. Allora mi sono messo di buzzo buono e ho detto, adesso voglio vedere se hanno ragione gli altri o se ho ragione io, e ho deciso di fare un disco in teatro, una tournée, e l'ho voluta ripetere quest'anno che è il quarantennale della Travis Blues Band, e devo dire che le risposte sono state non belle, stupende, una sfilza di sold out, giovani che arrivavano con la famiglia, cioè belle situazioni. La risposta c'è. E la risposta c'è, allora ho detto voglio finire in bellezza, e anticipando una tua domanda, progetti per il futuro, ho voluto terminare con, non solo con il teatro, addirittura con l'auditorium, quindi l'ultima data di questo tour dei 40 anni sarà l'auditorium di Milano, che è un posto che è stato studiato per la musica colta, per la musica sinfonica, e che per una sera ospiterà, come dici tu, ecco, diciamo quando i nostri amici, che è così, il 29 novembre facciamo auditorium di Milano, prendiamo due piccioni con una fava, il primo è il mio compleanno, il 27 novembre. Ma dai, beh, io il 30 siamo vicini, dai, 27 novembre, che voglio ricordare anche il giorno di nascita di Jimi Hendrix, dove qua hai c'è visto un famoso aneddoto che poi magari ti posso raccontare. Dai, lo vogliamo sapere adesso. Allora, quando arrivò in Italia Hendrix, il maggio del 68, 23 maggio del 68, io ero lì in prima fila, e quando arrivò Hendrix per le prove di pomeriggio, io ero emozionatissimo, ero un ragazzino di 18 anni, e la prima cosa che mi scappò è: ehi Jimmy, lo sai che anch'io sono nato il 27 novembre? E uno magari si sarebbe aspettato che quello lì ti mandava a quel paese, perché lui era Hendrix e tu eri un bravo. E invece Hendrix, che non era tutt'altro che un gigantone, era abbastanza minuto, con delle dita fusolate, con una giacca floreale, mi disse: oh yeah, davvero? E c'era lì uno che faceva le fotografie, facciamoci una fotografia. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto. Con questo cosa voglio dire? Che i grandi, 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 i miti
sono quelli poi disponibili, sono quelli anche più umili, anche più, perché? Perché quelli che se la tirano sono quelli che non hanno numeri e quindi devono per forza tirarsela, scendono dal palco e scappano via. No, cioè scendi dal palco e come fa John Maia, lo BB King, danno il plettro, firmano il CD, firmano l'autografo. Perché così? Perché è giusto così. La musica è comunicazione, la musica è un qualcosa che tu dai e ti riceve. Come nella vita. Nella vita, se tu non dai niente, non riceverai niente di bello, ma se tu nella vita sei generoso e dai qualcosa di bello, ti ritorna indietro sempre. Questa è una mia filosofia di vita molto, molto alla buona. Però no, io ci trovo, credo che sia una grande filosofia, e purtroppo credo. Non tutti gli artisti sono come te. Ed è un peccato, è vero. Io ne conosco tanti, 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 che poi sono gli stessi che conosce anche Pino. Dico Pino perché Pino è uno che le cose le esterna magari in maniera più forte, diciamo forte. Sono quelli lì, sono quelli che basta andare in televisione, che allora non devi andare in giro per la strada con la guardia del corpo. Vabbè, ma non siamo qui per fare polemica, siamo qui per dire, ecco, cercate di arrivare numerosi il 29 novembre Auditorium di Milano, mi raccomando. Ci saranno anche degli ospiti a sorpresa, perché se no se lo dico se non no, è più una che sorpresa, sorpresa è, certo. Però dico, alla fine di questo tour io ho voluto dare qualcosa di bello, di simpatico, anche perché godere di un concerto, di una musica, seduti in un posto dove senti le sfumature, dove non c'è bisogno magari di microfono o di un'amplificazione esagerata per sentire proprio queste dinamiche, queste sfumature. E quindi sono contento di essere riuscito ad arrivare all'Auditorium, che è un posto prestigioso. È una bella soddisfazione, comunque, visto proprio il ragionamento che facevi prima, che sì, sono dei luoghi che sembrano riservati, sì, solo a un certo, esatto, tipo di musica, brava, solo a un target di un certo, bravissima, tipo. Questa è una grande soddisfazione. Una soddisfazione che io non è che voglio fare il trombone di turno, però dopo 40 anni, dopo 40 anni, senza togliere niente ai localini, ai circoli, che sono quelli che hanno visto crescere la Trevi Blues Band, però è anche giusto, è anche bello concedersi delle soddisfazioni, no? E quindi andare in un posto, sicuramente mi auguro che ci sia la gente del blues, la mia gente. Io chiamo la mia gente perché me la sono coltivata, me la sono portata, certo, dietro, un po' come il pifferaio di Emily, no? Giusto. Eravamo in pochi e poi pian pianino sempre di più, tanti giovani, devo ringraziare anche quei giovani che si sono avvicinati al blues, avrebbero potuto seguire altre strade, invece hanno scelto il blues. Tu stai anche tanto in mezzo ai giovani, comunque sei anche... Sì, però ecco, non si sono lasciati influenzare dalle mode, perché poi il blues non è mai stato di moda, perché il blues è la vita, quindi la vita non è che può andare fuori moda, ma meglio o è così, di moda, meglio, ma meglio così, così, sì, sì, meglio così. Senti, un altro tuo aspetto, sei stato anche conduttore, sei presentatore, sì, noi ci siamo conosciuti tra l'altro alla presentazione al concerto di Johnny Lang, sì, un altro artista interessantissimo. Ecco, questo tuo aspetto radio, TV... Beh, come ti dicevo prima, secondo sempre me... Sempre un canale, sì, per, sì, la tua missione. Sì, ma sono due strade che procedono parallele. Cioè, a me piace raccontare il blues, raccontare degli aneddoti, raccontare la mia esperienza, raccontare i miei incontri. E quindi, quando capita, c'è l'intervista, ma non è che le interviste ci sono tutti i giorni. Quindi mi sono inventato delle trasmissioni radiofoniche, mi sono inventato dei libri che parlavano di blues, proprio per cercare di far capire alla gente, a tutta la gente, che il blues è bello, che il blues va vissuto, che il blues... ci sono delle storie di blues che mi fanno piangere ogni volta che le leggo, quando leggo l'autobiografia di B.B. King, quando smetteva di lavorare sul trattore per ore e ore sotto al sole per poi andare a suonare la sua musica nei localini per pochi dollari a sera. Sono cose che commuovono, sono cose che farei leggere ai fenomeni di adesso, no? Che così, tutto facile, tutto, sì, pronto, sì, zero sacrifici, con poca passione, costosissime,
cioè non è la chitarra costosa che fa il bravo musicista, ma il cuore, la passione, il sentimento, è il modo che, di fare che hai con la gente. E quindi ho sempre coltivato questa passione radiofonica. Poi io sono uno che, l'hai capito, gli piace cicciarà, si dice a Milano, cicciarà un cicciarà. Hai anche tanto da dire, da raccontare. Mi piace raccontarle, poi sai, chi le vuole ascoltare le ascolta, chi non le vuole sentire fa niente, però mi piace chi raccontare. Chi non le vuole sentire fa male, sicuramente. Senti, tornando un po' al concerto del 29 e tutto, un sito, un contatto online dove anche da casa possono il seguire... un po' i progetti della Travis Blues Band.com. Voi andate lì, trovate la storia, tante belle fotografie, le foto con i miei amici, le foto con Maya, con Bonamassa, con Zappa, con tutti i musicisti con i quali o ho suonato o ho incontrato nella mia lunga carriera. E lì ci sono anche le date, c'è un mini capitolo dedicato all'armonica, che è questo piccolo strumento, lo strumento principe. E poi i siti, il Facebook, c'è un fan club, ecco la cosa che non ho raccontato. È nato quasi per gioco un fan club. Alcuni miei fans che sono messi assieme hanno fatto un fan club che ormai conta più di 1000 iscritti ed è una cosa da non sottovalutare, non è una notizia di poco conto, perché poi sono tanti. Il fan club si ritrova anche al di fuori dei concerti, cioè, non dico che facciamo le cene sociali, però quasi. Una famiglia. Ci ormai, divertiamo, dai. C'è la famiglia, ognuno si è dato un nome di animale. Io sono il Puma di Lambrate, ma c'è il Totono di Via Pascoli, c'è il Furetto di Via Moretto da Brescia, c'è la nutria di Via Fratelli Rosselli, la pinguina di Cascina dei Pechi, di tutto. Così. È uno zoo, lo zoo di Fabio Treves. Bellissimo, lo trovo fantastico. Mi raccomando, allora, amici, seguite online Fabio, ma non solo. Ricordiamo il 29 novembre, Auditorium di Milano. Io penso di avere anche una locandina. Si può far vedere? Certo. Allora pregherei il mio assistente, certo, perché come assistente. Tutti i grandi facciamo musicisi, vedere la locandina. Anche un allora 4000, attenzione. Allora la notizia era sbagliata. No. Io volevo aggiungere che per favore non passi in macchina. Grazie. Ma io volevo aggiungere che mi piace molto quando ci sono dei giovani che... Grazie. Eccolo assistente. Qua. Eccoci qua. 29 novembre, Travis Blues Band, Auditorium di Milano. E no, volevo aggiungere, per i giovani che ci stanno seguendo, cioè non abbiate timore a scrivere attraverso la Travis Blues Band, perché io sono abbastanza famoso per rispondere a tutti quasi in tempo reale. Quindi se volete scrivermi anche soltanto per richiedere dei giudizi, dei consigli, dei libri che parlino di blues, una discografia essenziale, reperibile, fatelo tranquillamente, non mi disturbate, anzi, mi fate sentire vicino alla gente. Amici, con una frase del genere io proprio non aspetterei un attimo. Grazie per essere stato grazie con te, noi, grazie sono a te, veramente contenta. Grazie ai nostri amici, ricordatevi che il blues fa bene alla salute, fa bene alla testa e fa bene al cuore. E grazie di questa grazie intervista. Grazie a te, è stato un piacere. E alla ci prossima. Vediamo il 29. Sì, però bisogna chiudere come si deve. Bisogna chiudere bene. Fabio Treves, alla prossima, ciao! Ciao, ciao!